Un giorno di riposo e poi subito tutti in campo. Dopo il capone, il derby della vigilia di Natale contro l'Avellino, la Salernitana torna a lavorare questo pomeriggio alle ore 15 al Campo Volpe. Seduta che poi terminerà con la partenza per il ritiro, come era già capitato la scorsa settimana. Non è un momento felice questo per la compagine granata, che contro l'Avellino ha mostrato diversi limiti strutturali oltre a dilapidare l'esiguo vantaggio in classifica sulla zona play-out. Tutto da rifare adesso, con la sfida della Rechi contro il Perugia all'orizzonte, sicuramente avversario non semplice, anche se gli umbri in questo momento lamentano diverse assenze. Bollini recupererà Coda e Bernardini, le cui assenze hanno pesato molto nel match contro gli Irpini. Bisogna lavorare soprattutto sulla difesa reparto, che ha palesato ancora una volta gravi limiti. 11 gol su palla inattiva, un dato che fa riflettere, ben 26 reti al passivo. I granata sono tra le peggiori retroguardie del torneo. Peggio hanno fatto solo la Cenerentola, Trapani, l'Avellino e la Ternana, che attualmente inseguono in classifica. Bisogna ripartire da qui, anche perché la fase offensiva non è certo da buttare. 24 reti alla attivo sono un buon bottino, ma soprattutto sono un punto di partenza da prendere in considerazione per iniziare a preparare il girone di ritorno nella giusta maniera, per evitare di ripetere quello che è accaduto la scorsa stagione, riuscendo a salvare il tutto per il rotto della cuffia.